Buongiorno, ma come sei venuta al tuo solito qui? E come si malegna? Gianni Ferrero, Ferreri, questa stasera abbiamo visto in scena con Loredana Simioli. Sì. Una domanda che mi viene domani, che mi viene da chiedere. Domani sera a Rotorì. No, come mai hanno scelto di far interpretare la mamma ad un uomo? Questa è un'idea che Gennaro, la regia, gli venne dopo avermi visto, credo, in un piccolo cameo che facevo l'anno scorso in compagnia con Gino Rivieccio, in uno spettacolo. Io interpretavo il fratello di Gino Rivieccio, però c'era un momento in cui lui sognava la madre, e quindi io interpretai nostra madre perché eravamo fratelli, ma era proprio un piccolo cameo. Da lì piacque moltissimo, ebbe un po' di consensi, ma più che altro l'idea che era venuta a Gennaro, che mi ha coinvolto in questo progetto, era che dal primo momento lui voleva che io facessi la famiglia, quindi potessi interpretare, come poi io faccio, la madre, il fratello e lo zio, in questa operazione che mi dava la possibilità di poter dare delle sfaccettature diverse ai vari personaggi e di potermi confrontare con tre caratteri diversi che non erano assolutamente macchiette. Non volevamo, né io né lui, volevamo fare né stereotipi né macchiette, e quindi ci siamo confrontati con questo. Io ho portato quello che di mio avevo e quello che la scrittura mi aveva trasmesso e mi aveva sensazioni che mi avevano date. Poi ne abbiamo discusso insieme, ne abbiamo parlato e sono venuti fuori questi tre personaggi. Questi tre personaggi che sono la famiglia di Rosaria, due molto ingombranti nella scelta della vita di questa ragazza, e il terzo, diciamo, che gli ha spianato la strada. Certo, il terzo si trova a Milano e non vede più la famiglia da tanto tempo, proprio per l'ingerenza e l'ingombranza di questi altri due personaggi. Cioè, non tanto altri due personaggi, perché poi uno sarebbe stato piccolino quando lui ha deciso di andare via, però comunque di questa madre più che altro ingombrante. Beh, però di quell'ingombro, di quella ingerenza, che molte volte sfocia nella crudeltà, però è dettata da un grande amore, perché questa madre le cose che dice le dice soltanto per amore verso la figlia, e che sappiamo benissimo, per cultura nostra, per stratificazione culturale, per educazione, ma anche per cultura proprio, che ci sono dei retaggi, ci sono delle cose che sono dettate proprio da questo, dal desiderio che una madre ha di poter offrire a una figlia, perché prevalentemente, questo sono sempre ragionamenti più rivolti alle donne che agli uomini, una vita tranquilla, serena, con una sistemazione rapida, con un uomo che abbia una certa posizione, una certa rilevanza sociale. Poi lascia stare, sia bello sia brutto, tanto quello che dice la madre, il matrimonio è una recita. Siamo con Loredana Simioli a San Carluccio di Napoli, stasera abbiamo visto la sposa. Sì. La mia domanda è opinione comune, luogo comune, dire o pensare, specialmente nel nostro retaggio culturale del sud, che in ogni donna c'è una sposa. Però io voglio chiederti, come mai nessuno pensa invece che in ogni sposa c'è una donna? Bellissima domanda. Perché si sentono tutti più protetti, no? Quando ci vedono solo in un modo. E allora già pensare che una donna può essere più di una cosa, qua ci stiamo lavorando ancora in questa società. Niente a togliere a chi si sposa, Cioè, nel senso che anche quello può essere un sogno, però chi ha un altro sogno è ovvio che deve realizzarsi prima personalmente e poi magari pensare al matrimonio, ecco. E la storia molto autobiografica, e quindi l'ho sentita ancora di più rispetto a tutti i lavori che ho fatto in passato. Quindi questa era, prima hai detto che era un tuo sogno nel cassetto, che a un certo punto avevi pure paura di mettere nero su bianco.
Sì, la paura mo ci vuole nasce dal non coraggio. E invece poi vedendo anche i prodotti che stanno uscendo ultimamente, no? Mi sono detta forse è meglio non essere così umile e ci provo a mettere in scena quello che ho dentro e ho fatto bene perché ho avuto successo. E questo tour adesso, le serate qui dureranno fino al 15 al Nuovo Teatro San Carluccio, poi continuerà? Poi siamo al Just, che è uno spazio teatrale di Fuorigrotta, e come me questo mio amico ha fatto tanti sacrifici per aprire questo spazio, si trova a fianco proprio al Parco San Paolo e saremo lì. Mo dobbiamo solo augurarci che cioè questo è autoprodotto da me e dal regista Gennaro Silvestro, quindi ci dobbiamo augurare che piaccia e così troviamo una produzione, perché non è stato semplice autoprodurci. Ti ringrazio, invitiamo il pubblico a venire a San Carluccio. Venite, 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 perché voi siete la mia verità, no? La conferma è solo l'applauso, ecco, non me la posso cantare e suonare da sola. Ciao. Era quando ti sei trasferita a Giuliana, pare che te ne sei chiuso in Germania. Ma anche sta figlia là è per venire qua. Di bene la moglie te l'ha vista come fotografi. Ehi, ma dico! Ma mica, ma tu la senti a questo che coraggio che ti dica? Chiamami una mano, va bene? Collaboro in casa, faccio il collaboratore domestico e vengo di a vendere la presa di struggiato tu. Sturicuttuale. Lo vedi? Lo vedi come sei? Non hai rispetto per i mantenuti degli altri, per il lavoro degli altri. Ciao, che non basta che vanno avanti le tue cose tutte a niente, perché tanto poi quello che soffro non sei tu. Ma che necessità di un mutanna già più di full, sì? È questo perché non mi sono sposata a uno che non mi piace. A te che quando piace? I pe! E tu me ne sai? Ma con me che ne saccio? Ah, ci ho capito, solo perché tu ti sei sposata a una femmina che non ti piace. Sai che non mi piace? Tu pe, come sembrite? Io mi sposo a mugliere, ma perché? Te ne so. Ma sono consapevole che a mugliere me? Ucesso. Ma così se la possessa! Mamma mia! Ah, questa buona di soffo! Eccetera, eccetera!